Proseguiamo in questa visione in anteprima del tuo film che hai girato con Marco Leopardi tra l'India e l'Italia. Vediamoci un'altra sequenza. Almost like 24 inches. So we'll put them in, no? We'll leave your hair 24 inches. Yeah. We'll take it till about here. Till about here? Here. Okay. You know? The kind of work that I do, I need to work with the best. For me, Great Lengths is the best as well. They're fabulous. Fabulous work, fabulous hair quality, fabulous colors, the choices. And the thing is that they have 44 shades. I mean, they had. Now I'm quite sure they have more than what I'm seeing. So it's great, you have so many options. And the You can hair that we actually, use. Ah. yeah, and the texture, similar. It's a crowning glory. I mean, hair is the first thing that Indian woman would look after. Do you know what I mean? More than her skin. Indian women are obsessed with length, you know that. They all like to have it long. So they all come in and fill up their hair with extensions. Questa è appunto la fine del percorso di cui ci parlavi, anche se lo mostri già all'inizio perché anticipi già i vari temi che svilupperai. La caporedattrice di Hello in India, che per vanità si fa delle extension riutilizzando i capelli che sono stati tolti da ragazzi e ragazze, insomma persone indiane mandate dall'altra parte del mondo, trattati e rispediti al mittente. Tu da parecchi anni che giri documentari, avevi vinto un Globo d'Oro con Mitumba. Sì. E vorrei sapere qualcosa sulla produzione di questo film. Ho visto che c'è anche Arte di mezzo, c'è Sì. anche la Rai. Come hai messo insieme le Sì. forze per girarlo? Beh, devo intanto purtroppo dire che la situazione del documentario in Italia non è la migliore, anzi direi che è abbastanza drammatica. L'Italia è l'unico paese in Europa dove la televisione pubblica quasi non coproduce documentari, non li coproduce quasi per niente. Devo però specificare che in questo film e all'interno della Rai ci sono delle eccezioni molto buone. In questo film c'è il coinvolgimento di un programma che purtroppo va in onda una parte dell'anno in un orario serale, che è Doc 3, direi 3, che sono coinvolti nella produzione di questo film. Il coproduttore principale è Arte, una televisione pubblica franco-tedesca. Poi abbiamo la televisione finlandese, che è una delle più sensibili al documentario di creazione, diciamo documentario non di genere, perché spesso per documentario si intende solo documentario scientifico, documentario storico, però documentario diciamo sociale, di lifestyle. Spesso in Italia è sconosciuto. E poi ci sono fondi della comunità europea che ci hanno aiutato nello sviluppo. Io vorrei far vedere un'ultima sequenza dal tuo film e poi chiederti quanto c'è di recitato e quanto di reale nei due personaggi, nelle due persone che vediamo in scena. మళ్ళీ గొప్ప వస్తుంది మంచి గొప్ప వస్తుంది అల్ల అన్నట్టు చూడవా అదరగన్నట్టు Intanto chi sono queste due persone? Madre, figlia, sorella maggiore, minore? Queste sono madre e figlia, sono parte della famiglia che andrà in pellegrinaggio a donare i capelli e che noi abbiamo seguito lungo questo viaggio dal nord a sud dell'India. Le hai spinte tu a dire quelle cose o se le sono dette? No, Perché sono talmente significative, pregnanti e simboliche che. sarebbe stato impossibile. Questa è gente talmente semplice che non sarebbe capace. Noi ovviamente abbiamo chiesto di riprenderle in diversi momenti della giornata, di stare vicino a loro, siamo stati vicino a loro tanto tempo, abbiamo viaggiato con loro nei treni, negli autobus e siamo stati con loro. Ci sono dei momenti importanti, noi sapevamo che il momento, la bellezza comunque è una cosa molto importante per gli indiani, per cui pettinarsi, pulirsi, lavarsi, truccarsi,
cui sapevamo che c'erano dei momenti importanti come quello dei capelli, e sapevamo che la bambina avrebbe avuto delle remore a tagliarsi i capelli, per cui è stato naturale. Devo dire che girare in India è stato molto bello e anche molto facile. Io ho fatto gli ultimi film, uno l'avevo girato in Africa, appunto Mitumba, un altro in Sud America, che era Che Guevara, il corpo, il mito, sulla vita dopo la morte di Ernesto Che Guevara in qualche modo. E quest'altro in India, delle tre esperienze, questa è assolutamente la migliore, perché ho trovato che gli indiani sono assolutamente naturali davanti alla telecamera. Invece i personaggi, quelli di Bombay, che sembrano recitare, in effetti recitano, ma noi abbiamo scoperto loro recitano proprio nella vita. È un modo di vivere di questi benestanti, di questi ricchi di Bombay, di vivere così, di esporsi, di essere amanti della partecipazione, di esibirsi. Questo modo apparentemente formale, poi anche di parlare inglese in quel modo, manageriale, no? Allora, grazie a Raffaele Brunetti e in bocca al lupo per il suo documentario, che al momento probabilmente non ha ancora una distribuzione, ma sta per averla. Sì, il documentario uscirà a giugno, durante l'estate sulla Rai, adesso non so ancora la data. Verrà presentato in anteprima, come abbiamo detto, al Nuovo Sacher l'8 marzo e l'11 alla Casa del Cinema, e poi presto uscirà sia in DVD che avrà un'uscita in sala, le cui date ancora non conosciamo.